Ci troviamo allo studio di Silvia Pellegrino. Siamo in un palazzo famosissimo, un palazzo veramente dove è passata la storia di Napoli. Qui c'è il suo studio, il palazzo Serra di Cassano, che tutti gli amanti della storia dovrebbero conoscere. Allora, Silvia, tu da quanto tempo sei qui in questo studio? 20 anni. Bene, tu hai prodotto molto. Sei stata anche fuori all'estero, vero? A Certo, Copenaghen. sì, Copenaghen innanzitutto, sì. Eh E hai fatto anche un giro del mondo in 80 giorni, vero? sì, ho fatto il giro del mondo in 80 giorni su una petroliera. Bene. E a Copenaghen quanti anni sei stata? Ti Sono stata 3 anni. sei trovata bene lì? Benissimo, le amicizie sono una cosa meravigliosa. Delle amicizie veramente senza interesse. Bene, allora qui vediamo molti tuoi lavori del Grazie. passato ma anche del presente. Però vediamo alcuni lavori dove ci sono come giustapposizioni dei rilievi di neon. Sì. Qui abbiamo una G e una S. Ci vuoi spiegare velocemente questi lavori? Sì, la S rappresenta solidarietà. E poi praticamente ho fatto anche un quadro a luce riflessa, cioè praticamente il quadro alla base, in modo che quando si accende il neon, il rosso e il blu, viene un viola fuori e quindi viene una cornice viola ed è molto bello, che poi non posso far vedere in questo momento perché non ho il trasformatore, però è Va bene, molto molto innovativo, ma tu diciamo. usi essenzialmente l'olio su Ah, tela. sì, olio su tela, mi piace il profumo, l'odore dell'olio, sì, Così olio possiamo su tela. dire anche profumo, insomma, Il t'inebria. profumo, l'odore Quali dell'olio. sono i colori tuoi preferiti? Qual è la gamma cromatica che tu scegli, Mi insomma? piacciono i colori caldi, caldi mi piacciono, anche se il blu io lo vedo un colore caldo, anche se è freddo, però io lo Sì, vedo certo. caldo. Allora, bisogna vedere come, Sì. certo, anche il cobalto, diciamo, può essere un Sì. Poi anche il colore. Bruno Van Dyck, io uso molto anche il Bruno Van Dyck, che messo insieme ad altri colori è come se venisse fuori un colore antico. Col Bruno Van Dyck. Certo. Sì. Vabbè. Allora siamo in conclusione, parteciperai a delle mostre, a delle rassegne, in uscita quest'anno una tua monografia. Quindi ad maiura semper. Sempre, Benissimo. sempre, auguri a tutti, auguri a me stessa e auguri a tutti con tutto il mio cuore. Buon 2022. Sì, Speriamo di uscire da questa crisi. anche a te Maurizio, tanti Grazie, 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 grazie. auguri. Ciao, grazie, grazie. Ciao, tesoro.